Ciao a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 127 della carriera allenatore con i nostri Ciuccio Boys. Oggi siamo qui signori con un video veramente molto molto importante. Nell'ultimo video abbiamo fatto praticamente tutto quanto il calciomercato e siamo riusciti a costruire questa squadra che a me piace veramente veramente tanto. Prima di iniziare però mi raccomando ragazzi, continuate a supportare questa serie. Il like obbligatorio sotto ogni video della carriera. Quindi mentre sto dicendo queste bellissime parole, scendete giù e lasciate un mi piace. Dove siamo arrivati nell'ultimo video? Siamo arrivati alla partita con il Parma, che andremo a giocare adesso, ma con un'offerta di trasferimento, perché la squadra mi piace veramente tanto. L'unica cosa che mi puzza un po' è quel Susak difensore centrale, e se vi ricordate, chi ha visto tutto l'ultimo video lo sa, avevo ricevuto un'offerta proprio per Susak dalla Roma, se non erro, esatto, 11 milioni, ne possiamo chiedere 15. Io ho già 10 milioni. Se vendiamo Susak per 15, arriviamo a 25 e possiamo prendere un grande difensore centrale da affiancare a Gomez. Quindi trattiamo subito con la Roma e vediamo cosa ci dicono. Controfferta di 15 milioni, vediamo un po' che cosa ci dice. Madonna che lag, porca miseria, sul PS5, su PS5 c'è lag, porca di quella vacca, ma con lui dovrebbe essere Mourinho, quello lì. 12 milioni e 3, controfferta, andiamo con 14 secchi, potrei anche accettare ragazzi perché spesso si innervosiscono, 13 milioni, ragazzi, io non rischio, va bene così, 13 milioni, accetto. Mentre aspettiamo la cessione di Susak, sperando che trovi l'accordo con la Roma, io direi che possiamo andare a testare questa squadra con le nostre bellissime manine. Sono molto contento di quello che siamo riusciti a fare, come ho detto poc'anzi, però non perdiamo tempo e andiamo a giocare. Ciuccio Boys, Parma, Coppa Italia. Testiamo la squadra prima di iniziare il campionato. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, squadre in campo, non vedo l'ora di provare Giacomino Raspadori, Ciuccio Boys Parma, via. Caglie Conna, diventa buona per Lusamba, prima azione offensiva, bello, allaga dall'attorato, poi subito il sinistro secco, paratone, poi di testa non ci arriva nessuno, dai, porca di quella vacca, rimettila dentro, niente, Koulibaly, il fratello quello fake, attenzione qua perché Fernandez recupera palla cross dentro per il sinistro, oddio. Siamo partiti molto molto bene ragazzi, stiamo sfidando il Parma, quindi bisogna stare con i piedi per terra, però siamo partiti bene. Raspadori, eccolo qua, primo pallone forse per Giacomino, che appoggia molto bene, per il tocco di Freuler, che se la mette sul destro, murato Raspadori, murato ancora, tutti i tiri murati ragazzi su questo videogame. Alonso, attenzione qui, velocissimo Alonso, accelera, madonna quanto sei lento, porca miseria, rallenta che fai cagare. Pereira, di prima dentro subito per Lusamba, stop, tiro e fuori. Pereira, ancora noi, Pereira appoggia dentro per Lusamba, dentro ancora per Pereira, che se ne va, che se ne va, che se ne va. Pereira finta, Pereira se la mette sul destro, Pereira, Pereira ancora, Pereira, Pereira rallenta, rallenta, appoggia dentro Lusamba, ok, Caglia Conna raga dall'altro lato, destro secco murato, incredibile ragazzi, sto provando ad andare fino in porta perché non riesco a segnare da fuori. Occhio, oh, non ci posso credere, li abbiamo bombardati dal primo minuto di gioco, non ci credo, non ci credo ragazzi, una botta da fuori a caso, a caso, di un giocatore che neanche esiste, di un giocatore creato dal videogioco ragazzi, perché Grassi non esiste, non esiste Grassi ragazzi, non esiste, non è un essere umano. 89 Lusamba, attenzione qua, vai vai vai, due di recupero, Caglia Conna raga dall'altro lato per Soppi, Soppi accelera, Soppi velocissimo, Soppi, Soppi, Soppi dentro bassa per il sinistro, ha segnato, ha segnato Pereira, mamma mia, il nostro fantasista, il nostro numero 10, strameritato questo gol, al 90esimo, Pereira, Pereira, diventa buona per Caglia Conna, Caglia Conna, José Maria, Caglia Conna, parata di Colombi, ragazzi questi vanno buttati dentro, cioè c'è poco da fare ragazzi, questi tiri vanno buttati dentro, cioè ho capito la Coppa Italia che questa è più una prova ragazzi, questa è più una prova, Lusamba con la terza gamba, e la metti dentro, Lusamba di terza gamba, mamma mia signori, quella capace di fare un effetto più preciso, mamma mia, 2-1 ragazzi, ha segnato Lusamba, uno dei nuovi acquisti della stagione. Uno di recupero ragazzi, mi sa che non c'è più tempo e fida la sofferenza, Gomez spazza questo pallone e l'arbitro fischia la fine, i Ciuccio Boys partono bene, eliminano il Parma in Coppa Italia e avanzano passando al turno successivo. Abbiamo venduto signori il giocatore che stavamo vendendo, incredibilmente, ovvero il nostro difensore centrale, a questo punto abbiamo la bellezza di 17 milioni per prendere un bel pischelletto. Allora, io ho individuato questo David Janko dello Sparta Praga. Non è male ragazzi, sto cercando di variare un po' e non di prendere sempre gli stessi. Slovacco ragazzi, ci ricorda un po', pare Kamsic, così, così a caso. Potremmo raga andare a trattare subito con lo Sparta Praga, però non so se ho la possibilità di prenderlo. Su questo gioco c'è ancora il bug che ci permette di capire il suo valore? Vediamo se c'è.
vediamo se hanno patchato il bug. Non hanno patchato il bug, ma Janko costa 31 milioni. Termina trattativa. Dio mio, quanto costa? Non me l'aspettavo. A questo punto, ragazzi, potremmo andare sulla mia seconda scelta. Costa molto di meno, però è anche molto meno forte. Ovvero Chris Richards del Bayern Monaco. Può giocare anche terzino destro, americano, 22 anni. Ha le caratteristiche di accelerazione e velocità scatto, quello che mi serve, ragazzi, per la mia difesa. Quindi contattiamo il Bayern Monaco. Utilizziamo sempre il bug della Cadrega. Gianmarco Bianchi, cosa ci dice? Costa 8 milioni Richards. Cioè, restiamo con 10 zeppole. Allora, sapete che vi dico, ragazzi? Io accetto. Accetto perché? Perché a gennaio ci sono dei giocatori in scadenza che potremmo prendere con un precontratto. Quindi io preferisco tenermi un po' di spicciolini, perché forse, e dico forse, qualche pischello si può anche prendere. Non stiamo parlando di Messi e di Ronaldo, però così come abbiamo preso Callejon, potremmo prendere l'anno prossimo un giocatore un po' vecchiotto, però che ci dia quell'esperienza in più per fare meglio. Vediamo se riesco a calare un po', ragazzi. Chiediamo 7 milioni. Di solito si bugga, Di solito si bugga. Vediamo 8 e 3. Ok, io non rischio, perché di solito aumentano quando faccio questo giochino con il giocatore da mettere come contropartita. Quindi io accetto 8 milioni e 3 e mi sto zitto. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria, 23.000 di stipendio. Andiamo subito a rimuovere i bonus e facciamo questa controfferta. Lui vuole un po' di più di stipendio e noi diciamo sì. Abbiamo preso, ragazzi, abbiamo preso Richards. Sono curioso di vedere il suo overall. Io mi accontento anche di un 72-73, Vediamo un po', 73. Molto molto bene, ci siamo ringiovaniti in quella posizione. E soprattutto, ragazzi, non bisogna guardare sempre l'overall, perché Susek, come si chiamava, cioè aveva 76, ma Gomez era molto molto più forte. Poi Richards è anche veloce, 75 di velocità, ha molto fisico e anche molta difesa. Era proprio il centrale che stavamo cercando. A questo punto io mi fermerei qui. Devo anche guardare i giocatori che hanno il contratto in scadenza, perché mi sembra di non aver visto nulla, se non erro. E invece sì, solo Pato ha il contratto in scadenza, non vuole rinnovare. Buffon si può ulteriormente rinnovare? No, perché è stato già rinnovato. A fine anno, ragazzi, andremo a rinnovare anche il contratto di Buffon, sperando che non si ritiri mai. A questo punto la squadra, raga, dovrebbe essere finita. Andiamo a mettere anche il piano di allenamento, il piano di crescita a Richards, così dovrebbe crescere nella maniera più corretta possibile. Siamo arrivati, signori, adesso all'esordio in campionato. Dopo la bellissima vittoria contro il Parma, adesso tocca all'Atalanta. Proviamo Richards, riproviamo anche tutta quanta la squadra e siamo ancora in attesa, ragazzi, del primo gol di Giacomino Raspadori. Occhio, signori, a Martial. Come Martial? Bellissimo acquisto. Martial, Herrera anche a centrocampo, Zappa, Costa, CC, Ilicic a sinistra. Una squadra, ragazzi, veramente offensiva. Vediamo quello che riusciamo a fare. Siamo in un campo molto difficile con una squadra molto tosta. Via. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. C'è anche il figlio di Martial, ragazzi, questo qua. Martial è il figlio. Ci siamo, tutti pronti. I Ciuccio Boys non hanno paura di nessuno. Atalanta, Ciuccio Boys, via. Attacca subito l'Atalanta. Ilicic, finta di Ilicic, che se la porta sul destro. Attenzione, Ilicic me la mette dentro. Attenzione al riparo, nessuno ci arriva. Occhio, Duvan Zapata, madonna mia. Colpo di tacco, Ilicic, fuori gioco. No, tutto regolare, 1-0 Atalanta. È tosta, ragazzi, è tosta, è molto tosta. Freuler diventa buona per Lusamba, che deve accelerare. Lusamba velocissima, la gara l'ha tenuto molto molto bene. Per José Maria, Callejon, indietro basso, molto bene. Per Lusamba, che carica il sinistro, e c'è ancora debole Lusamba. Attenzione qui, ancora l'accelerata, la chiamo dall'altro lato, non stiamo giocando bene. La reazione c'è di prima per Raspadori, deve subito prenderla. Raspadori si gira e se ne va, poi prova ad andare alta per José Maria, Callejon, stop, tiro, rete. José Maria, Callejon, mamma mia, 1-1, signori, che azione incredibile. E assist di Giacomino Raspadori, l'idolo della Sud. Coppino, colpo di tacco, risponde l'Atalanta. Malinowski, imprendibile, dietro, basta, attenzione, rete. Ragazzi, allora, se riusciamo a giocare a calcio, li possiamo anche far male. Però quando si mettono a livello individuale, cioè quando Ilicic inizia a correre, quando Zapata inizia a fare il movimento, sono infermabili. Malinowski, attacca l'Atalanta, occhio, teniamolo. Scivolata, vabbè, dai, sì, ok, va bene. Va bene, 3-1 gol di Ilicic. Va bene, meglio che sto zitto, sennò mi denunciano. Pereira, attenzione qui, diventa buona per Alonso, che se ne va. Alonso fino in fondo, mette dentro, bassa, ok, per Pereira, che deve allargare dall'altro lato per José Maria Callejon. Parata incredibile, resta a terra Gollini, colpo di testa, rete, Giacomino Raspadori. Primo gol, 3-2. E qua la musica è diversa, ragazzi, perché i Ciuccio poi sono vivi, sono sempre vivi. Giacomino Raspadori salta in mezzo a 7 torri. Ed è 3-2, ragazzi, ed è 3-2. Uno di recupero, possiamo
possesso palla Atalanta. Non siamo riusciti a fare l'ultima azione. Che peccato, ragazzi. Che peccato. Che peccato, tiro da fuori. Forse è arrivato anche dal giocatore dell'Atalanta stesso. Finisce qui 3-2. Allora, buone indicazioni, ragazzi. Siamo una squadra in fase di crescita. Buonissime indicazioni. Un 3-2. Con la partita equilibrata, voglio delle statistiche. Anzi, che equilibrata. Un'altra abbiamo fatto meglio noi. 7 tiri a 4. 4 a 4 i contrasti. E passaggi completi di più l'Atalanta, perché ha fatto più possesso palla, ovviamente. Soprattutto negli ultimi 10 minuti. Va bene così, ragazzi. Bella partita. 3-2. I Chucho Boys stanno crescendo di volta in volta. Seconda partita di campionato, terza del video. Chucho Boys, Sampdoria. La squadra ha recuperato. Sono arrivate delle offerte. Andiamo a vedere offerta per Caruso. Allora, mi stanno arrivando diverse offerte, ragazzi, che io non intendo accettare. Perché Caruso è un ottimo giovane, esterno adesso, 72 di overall, 24 anni, si rifiuta. Comunque abbiamo bisogno della panchina. Per quanto riguarda invece Alfonso Vera, ragazzi, può giocare terzino destro e difensore centrale. Io queste offerte le vado a rifiutare. Anche perché il nostro calciomercato è finito, non possiamo comprare nessuno. Già siamo corti a livello di rosa. Quindi, se vado a vendere altri pischelli, poi siamo un po' con le pezze. Anzi, forse nelle ultime 10 ore di mercato ci converrebbe andare a prendere qualche svincolato, non lo so, dopo ci guardiamo. Comunque, andiamo a giocare contro la Sampdoria, Chucho Boys Sampdoria, con l'Atalanta. Diciamo che si poteva anche perdere, qui invece si deve vincere per forza, altrimenti ragazzi rischiamo di fare un altro campionato insipido come l'anno scorso, in cui non lottiamo per niente, e a noi questo campionato non ci piace. Andiamo! Tutto pronto, ragazzi, ci siamo, squadre in campo. Togliamo questi bambini che mi stanno un attimo inquietando. Chucho Boys Sampdoria, via. Lusamba di prima per Caglie, con fuori, ma dai, ma non riusciamo a concretizzare, ma porca miseria, ragazzi, cioè pensavo di aver fatto un bel colpo con Kaye Kone, perché spesso andiamo ad incrociare con il destro, e Kaye Kone nella vita reale è un maestro a fare questi colpi qua, evidentemente nel gioco no. Attacca la Sampdoria, rispondono subito, gol sbagliato da Kaye Kone, 1-0, contropiede, gol di Quagliarella. Froiler diventa buona per Fernandez, con calma, con calma, con calma. Froiler appoggia molto bene per Pereira, Pereira, destro giro, Pereira, rete. Ragazzi, adesso basta, ragazzi, adesso basta. Scusatemi, ragazzi, per la poca professionalità. Scusatemi, via la felpa, via la felpa. 1-1, sto sudando. Questi Chucho Boys mi fanno sudare. Ferre, attenzione qui, Quagliarellovic. Easy, 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 Callecon, bravissimo. Gomez, Lusamba. Basta, ragazzi, basta. Froiler, avanza Froiler, raga, dall'altro lato. Molto, molto, molto bene per Alonso. Fidala, andiamo subito per Pereira. Che puttana, per Pereira, 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 poi c'è per Callecon. Sì, 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 sì. 2-1, la rimontano i Chucho Boys, così, di cattiveria, di prepotenza. Anzi, è Raspadori, è Giacomino Raspadori. Ero convinto fosse Kaye Kone. Porca miseria, cavolo, sulla destra pensavo fosse Kaye Kone. Invece Giacomino Raspadori, due partite in campionato, due gol. Pereira, laga dall'altro lato, molto bene per Kaye Kone. 84esimo, colpo di tacco, inventa, Pereira, a giro, pallone fuori. Bella azione, ragazzi, 85esimo. Verre, no, che buco, no, 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 oddio, Richards, Richards, Buffon. Madonna santa, non potevamo pareggiare questa partita. No, no, l'arbitro fischia, 2-1, insofferenza. Siamo arrivati, ragazzi, nelle ultime 10 ore di mercato, e mentre Foden va al Barcellona per 145 milioni, noi siamo con le pezze, e quindi per completare la rosa, come vi abbiamo anticipato anche prima della partita con la Sampdoria, andiamo a comprare degli svincolati. Allora, ho bisogno di terzini e questa è la lista. Un terzino sinistro e un terzino destro mi servirebbe. Non c'è nessun terzino destro forte, quindi visto che per trasformare un giocatore da terzino sinistro a terzino destro e viceversa ci mettiamo solo 2 settimane, ho optato per 2 terzini sinistri abbastanza interessanti. Barella e poi un figlio d'arte, il figlio di Van Dijk, Michael Van Dijk, olandese, che può giocare a sinistra e può fare anche le S. Quindi li prendiamo entrambi e poi trasformo Van Dijk e lo faccio giocare a destra. I 2 terzini li abbiamo presi, adesso concentriamo sugli altri ruoli. Poi andiamo di colpo a vedere gli overall di tutti quanti. Per quanto riguarda il centrocampista, ragazzi, tecnicamente non avrei bisogno di un centrocampista centrale. Però perché non usufruire di un 71 svincolato? E comunque un 71, quindi contattiamolo subito. Addirittura, ragazzi, con tutti questi svincolati presi, l'overall è salito a quota 93. Sono contento. Andiamo a vedere subito però gli overall, perché abbiamo Van Dijk un 68, molto bene. Barella è un 71, Barbosa un 70, c'era già lui, non mi ricordo. Lui è un 63, Cardoso un 71 e Victor un 67. Diciamo, ragazzi, che per il livello della panchina, diciamo che più o meno ci possiamo anche stare. Prima di andare avanti, andiamo a trasformare, come detto prima, Van Dijk terzino destro. Ci mette solo 2 settimane. Quindi, ragazzi, siamo praticamente coperti in ogni singolo ruolo, con un overall anche molto molto alto. Io direi di aver fatto un ottimo calciomercato. 10 settembre 2022, siamo giunti alla partita con la Roma. Allora, questa partita, ragazzi, o è l'ultima o la penultima del video, dipende come mi gira. Dopo la Roma che cosa c'è? C'è la Fiorentina. Ok, vediamo, dai, ragazzi, non lo so, dipende come mi gira. Per adesso una sconfitta e una vittoria, squadra confermata. Andiamo a giocare, non ci resta che provare questa squadretta.
diretta e vedere un po' che cosa riusciamo a fare contro una grande squadra. Il primo big match, tra virgolette, l'abbiamo perso con l'Atalanta. Vediamo con la Roma cosa siamo in grado di fare. Via! Tutto pronto, ragazzi? Ci siamo! Squadra in campo! Siamo all'Olimpico! L'Olimpico stracolmo per vedere i Ciuccio Boys! Roma Ciuccio Boys! Via! Occhio, ragazzi, in difesa, perché la Roma ha Susak, il difensore centrale che noi abbiamo sacrificato per prendere Richards. Quindi, occhio, perché ogni gol che subiamo scartando Susak è una pernacchia alle sue spalle. Froiler, Lusamba, dentro per Perega, la gata l'altra, molto bene per Alonso, che dovrebbe corsare dentro per Raspadori! Rete! Raspadori! Giacomino Raspadori! Tre partite, tre gol e due di testa. Lui che ha fatto 1,20 m, fare il gol di testa non è niente, niente male. 1-0 dopo 4 minuti. Ha segnato ancora Giacomino Raspadori, il nostro idolo. Io l'avevo detto, ragazzi, che era forte. Io l'avevo detto. E lui è la nostra punta di diamante. Giacomino Raspadori, tre gol in tre partite. Under diventa buona per Spinazzola. Vedi tu, Spinazzola, la Roma sta iniziando a giocare a calcio, eh. Abraham, attenzione qui, siamo un po' scoperti, la vedo male. Boga ha perso un po' l'attimo. Boga, poi indietro, colpo di tacco. Stanno giocando benissimo. Boga per Pellegrini, per Florenzi che è tornato dal prestito. Villar alla gara dall'altro lato. Pellegrini, troppo spazio dentro per Abraham. Mi sa che mi segnano, ragazzi. Quando fanno così segnano sempre. Occhio, rete! Lo sapevo, l'avevo vista 20 minuti prima. L'avevo vista. Ormai, ragazzi, io lo conosco questo gioco qua. Ma devo prendere gol, lo prendo. Stavano facendo una bella azione manovrata che si sarebbe conclusa con un gol, per forza. Abraham, ancora la Roma. No, Buffon! Era centrale. Dai, però, ragazzi, dai. In due minuti passiamo dalla vittoria alla sconfitta. In due minuti. Fatemi vedere sto tiro. Qua la lesciata Buffon. Qua clamorosa favera di Buffon, ragazzi. Clamorosa favera di Buffon. Che l'anno scorso ci ha letteralmente salvati la vita. Ma quest'anno, ragazzi, non lo so, boh, vediamo. Primo errorino che fa, Però vediamo un po' quello che succede. 2-1. 84esimo. Avanza. Pereira allaga dall'altro lato per Callejon, che potrebbe tentare un cross disperato, ragazzi, ma non segneremo mai. Quindi facciamo un'azione manovrata. Soppi, non la perdere, Soppi. Ma porca misera, facciamo un'azione manovrata. Cheat. Come si fa a fare un'azione manovrata con Soppi? Pavon, mi hanno copiato l'acquisto quando ho fatto la carriera con la Roma. Mannaggia voi, mannaggia. Occhio, no, ho sbagliato la selezionale. Andate a cagare, va, 3-1. Ero completamente sbilanciato. Brutta sconfitta, ragazzi. Brutta sconfitta perché al 60esimo la stavamo vincendo. Io comunque vedo degli sprazzi di ottima squadra, di ottimi Ciuccio Boys. Però non basta, ragazzi. Non basta per battere la Roma. Finisce 3-1. 18 settembre 2022. Mi va di fare anche un'altra partita. Non so quanto stia durando questo video, spero non tanto. Però voglio giocare pure con la Fiorentina, quindi andiamo in campo. Formazione confermata. Dopo c'è il Genoa, qualcuno è un po' stanco, faremo turno per magari col Genoa. Andiamo a giocare, ragazzi. Non dico niente, voglio dimenticare la sconfitta con la Roma. Abbiamo fatto una vittoria molto bella in casa con la Sampdoria. Due sconfitte con Atalanta e con la Roma, e diciamo che ci possono anche stare. Bisogna concludere in bellezza andando a battere la Fiorentina, perché più o meno sulla carta, a livello di rosa, siamo lì. Chiesa e tornano dal prestito, quindi ce l'hanno loro. Nico Gonzalez punta. Non vedo Vlahovic, forse ha cambiato squadra, non lo so. Però possiamo battere questa Fiorentina, quindi se possiamo, dobbiamo. Andiamo. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Squadre in campo. Maglietta gialla per la Fiorentina e maglietta arancione per i Ciuccio Boys. Via, attacca subito la Fiorentina. Occhio, Buffon. Dopo due minuti, ragazzi, incredibile. Un'azione di Chiesa. Il pericolo numero uno è Chiesa, perché su questo gioco gli esterni, quando iniziano a correre, tu non li prendi più. Quindi Chiesa è uno di quelli più pericolosi, non solo di questa partita, ma di tutto il videogioco. Froiler, Lusamba a giro, non è vero, Raspadori alla gara dall'altro lato, regolare per Callejon che incrocia. E lo sapevo che il momento in cui facevi un bel tiro era quello in cui eri in fuorigioco, Callejon. Era palese, guarda, era palese, già sapevo che segnare. Contropiede, Nico Gonzalez, attenzione! Oh! Non dico niente perché in caso di apertura di bocca potrei essere denunciato e chiuso in galera per almeno 20 anni. Callejon, bellissimo! Raspadori! No, non ti fa raggiungere! Raspadori! Sì! Giacomino Raspadori, 4 partite e 4 gol. Mamma mia, che passaggio di José María Callejon. Ed è 1-1, ragazzi. Ciuccio Boys non mollano. E no che non molliamo, porca vacca. Siamo contro una grande squadra, ma non molliamo. Lusamba diventa buona per Callejon. Di prima ancora per Giacomino. Tocco sotto Giacomino. Pallone fuori, ci ho provato, ragazzi, perché lo sapete che io ho una malattia. Sono malato di pallonetti, quindi mi dovete perdonare. Alonso, con calma, allaga dall'altro lato per Fernandez. Io vado sempre sui cross, ma non segniamo
sbagliamo mai sui colpi di testa. Oddio, 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 Raspadori. Attenzione qui, appoggia, sinistro. Che è successo? È ancora 30 minuti per accedere alla versione di prova. Sì, ho capito che c'ho 30 minuti per giocare a FIFA, però non me lo puoi dire mentre mi sto giocando la vita contro la Fiorentina, per favore. Non so se avete visto, ragazzi, mi è uscito l'avviso in alto a destra. Abbiamo 30 minuti e poi non posso più giocare a FIFA. Ovviamente voi quando state vedendo questo video è già, siamo già al 27 settembre e oltre, di conseguenza io gioco già ce l'ho. Però quando sto registrando questo video siamo ancora nella prova. 74esimo, buonaventura. Ma Gomez è scivolata, bravissimo Gomez. Senza paura, ragazzi, Gomez è un Koulibaly. È un mini Koulibaly Gomez, non sto scherzando, somiglia molto a lui. Alonso allaga dall'altro lato, è un bel pallone, stop a seguire di José María Callejón, 50 anni di età, cross dentro, Raspadori. Non ci credo, 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 no, 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 questo non è vero. Lusamba, ancora noi, Pereira. Non ci arrendiamo, ragazzi. Madonna, con che orgoglio stiamo giocando. I Ciuccio Boys, ragazzi, con che orgoglio stanno giocando. Mamma mia. Fernandez, Lusamba. Ragioniamo, ragioniamo, ragioniamo. Froiler, ok, molto buono. Di prima Alonso, interessante. Dentro, passa. Calcio d'angolo, 83esimo. Callejón, Alonso, è buona. Pereira, stop. Tiro. Rido solo, ragazzi. La mia risata fa già capire tutto di questa azione. Mi manca il gol in contropiede. Mi manca il gol di contropiede. Mi manca il gol di contropiede. Buttalo giù, Gomez. Ok, grande, grande intervento di Gomez. Non ci arrendiamo, ragazzi, perché i Ciuccio Boys non si arrendono mai. Voi non avete capito, ragazzi. I Ciuccio Boys non si arrendono mai. Attenzione qui, ancora buona. Pereira diventa ottima per Giacomino, che non riesce a prenderla. E mi sa che questa è l'ultima azione della partita della ed è della Fiorentina. Attenzione qua, c'è l'anticipo. No, mi sono rallentato da solo. Mi sono rallentato da solo. Mi sono rallentato. 1-1, ragazzi, che c'è da dire a questa squadra? Siamo forti, siamo fortissimi. Solo che questo pallone non entra, non entra. Io faccio fatica a segnare. Callejón e quell'altro scemo di là, come si chiama, Alfonso, 0 gol segnati, segna solo Raspadori. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla partita con il Genova e io mi sa che mi fermo qui. Questo video è già durato veramente, veramente tanto. Questa è quella classifica, 4 partite, 4 punti. Peccato, ragazzi, perché una bella vittoria siamo andati a quota 6 e più o meno, sì, vabbè, non sarebbe cambiato niente, però comunque saremmo stati un po' più avanti, ecco. Il Cagliari ha punteggio pieno con 5 partite giocate, quindi una partita in più rispetto a noi. Vediamo quello che riusciamo a fare, ragazzi. Questa stagione è un po' così, facciamo il possibile. È una carriera molto difficile, molto complicata. Facciamo il possibile, vediamo quello che riusciamo a fare. La squadra mi piace molto, bisogna solo essere più concreti sotto porta, perché davvero, ragazzi, soprattutto nell'ultima partita non entrava. 3 linee colpiti, tantissime occasioni, meritavamo ampiamente di vincere. Comunque, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Genova, Salernitana, poi subito il Napoli, Verona, Udinese, Inter, Bologna. Cercheremo, ragazzi, di giocare tutto il mese di settembre con le due partite, più tutto il mese di ottobre, arrivando fino alla partita contro l'Empoli del 6 novembre 2022. Questo è il programmino. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Bella.